conoscete? Sì, sono proprio loro. Sono i mostri del Casentino. Per mostri, ovviamente, non intendiamo delle creature della notte, dei morti viventi o degli uomini neri che affollano i film dell'orrore. Piuttosto ci riferiamo ad edifici fatiscenti, degradati, lasciati ormai da anni a se stessi e destinati ad ingombrare con la loro mole il bellissimo paesaggio casentinese. Qualche mese fa avevamo già dato un'occhiata a questi giganti e già allora eravamo rimasti colpiti dalle condizioni in cui versavano. In quell'occasione ci eravamo soprattutto rivolti alle istituzioni e agli enti di vallata, sperando finalmente in un loro interessamento alla vicenda. Ovviamente nulla si è mosso e allora abbiamo deciso di partire alla riscoperta di questi edifici in un nuovo viaggio lungo il Casentino. Abbiamo affrontato il tour in più giorni e nonostante di mostri se ne contino molti nella vallata, ne abbiamo selezionati alcuni, scegliendo quelli che, secondo noi, meritano un rapido e immediato intervento. Iniziamo da Poppi, dall'ex Cinema Dante. Affacciandoci alla porta d'ingresso, il ricordo dell'odore del vecchio cinema e dei popcorn si fonde con il degrado e la desolazione di un vecchio tavolino e di una scopa abbandonati all'interno. Intorno ai mostri del Casentino il paesaggio cambia e si evolve. Per esempio, accanto all'ex Cinema Dante di Poppi è stata costruita da poco la Casa della Salute. Ed è proprio per creare un parcheggio per la Casa della Salute che il comune di Poppi aveva deciso nel 2011 di demolire l'ex cinema, concedendo ad una cooperativa edile di Siena, in cambio della demolizione dello stabile, il trasferimento della volumetria dell'ex cinema in un'altra area del paese, dove era prevista la costruzione di 41 abitazioni. Ad oggi però la demolizione non è stata effettuata e l'ex Dante è ancora lì, al centro di Poppi e del Casentino. Come commerciante ritengo che sarebbe stato ottimale la demolizione di quello stabile e la costruzione di un parcheggio che sarebbe stato funzionale a tutto il centro commerciale di Ponte a Poppi. Possiamo capire Alterini e alcuni commercianti del paese che avrebbero preferito un parcheggio alla struttura fatiscente che ormai è diventato il Dante. Ma ci sembra assurdo che si sarebbe voluto barattare uno spazio così importante per Poppi e per il Casentino con nuove e superflue abitazioni. Nel 2005 era stata la stessa amministrazione comunale del paese ad esprimere la volontà di creare nell'edificio adiacente al Dante, l'ex Ghelli, un centro polifunzionale di aggregazione e incontro per la vallata. Forse sarebbe auspicabile che lo stesso Dante si trasformasse in un centro del genere, in uno spazio utile a tutta la comunità da utilizzare per assemblee, spettacoli, eventi, manifestazioni, ma anche come cinema, per riportarlo alla funzione di una volta. Purtroppo, ormai da anni l'edificio viene lasciato a se stesso, pronto a trasformarsi ben presto in un sacro ed intoccabile mostro di vallata. Lasciamo Poppi e ci spostiamo a Bibbiena, nell'edificio ex Fiat, nella zona del centro commerciale. Anche qui lo scenario purtroppo non cambia. Ci troviamo a pochi passi dal centro commerciale di Bibbiena. Alle nostre spalle un altro mostro casentinese, l'edificio ex Fiat, che si trova qui ormai da tantissimi anni e come potete vedere in uno stato veramente pessimo. In terra ci sono calcinacci e pezzi proprio della facciata che sono caduti da questo edificio e addirittura c'è anche una macchina che sembra abbandonata. Nella strada di Fondovalle, invece, ben visibile agli occhi di tutti, anche dei forestieri che arrivano in Casentino, scorgiamo quello che potrebbe essere definito il mostro per eccellenza, il re dei mostri casentinesi, la ex cementeria Sacci. È lì da anni, quasi con aria provocatoria, quasi a voler dire che c'è sempre stata e che ci sarà ancora per molti anni.
Il paesaggio che possiamo scorgere da fuori appare spettrale, desolato, quasi lunare, sicuramente inquietante con la grande carcassa del vecchio cementificio al centro del piazzale. La ex Sacci incombe proprio sulla statale e quindi il suo edificio così fatiscente può diventare anche un pericolo per le tante persone e per le tante auto che ogni giorno transitano sotto a questo mostro. Muri pericolanti, calcinacci, frammenti delle rovine potrebbero cadere sulla strada da un momento all'altro, così come potrebbero rappresentare un pericolo per il treno che scorre lungo i binari proprio sotto al cementificio. Questo cadavere qui penso che rovini tutto il paesaggio, insomma. Anche molti turisti che passano di qua rimangono, diciamo, sorpresi nel vedere questo scempio in mezzo a tanta bellezza, insomma. Una particolare caratteristica di questa struttura è che è uno dei tanti motivi di contesa tra campanili, considerato che la sua superficie è collocata tra i comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna. Attualmente la parte che ricade nel territorio di Bibbiena è ancora in piedi, mentre dalla parte di Chiusi della Verna i lavori di demolizione sono andati molto più avanti. Tutto inizia nel 2003, quando la Marino Fammercato S.p.A. compra l'area della Sacci, un complesso immobiliare di 8 ettari di terreno su cui insisteva la vecchia cementeria e su cui era stata approvata la costruzione di fabbricati per una volumetria di 230.000 metri cubi. Il progetto prevedeva un uso intelligente dell'area, ma subito, quando l'acquirente si preparò a iniziare i lavori, venne bloccato perché la Sacci non aveva preventivamente attuato il piano di investigazione, strumento con il quale viene certificato che nelle aree ex industriali non ci siano residui pericolosi per la salute pubblica. Negli anni nessuno dei soggetti interessati alla riqualificazione dell'area si è mai realmente battuto per uccidere definitivamente questo mostro. Dovrebbero essere gli enti e le istituzioni di vallata a battersi per far sì che la zona del vecchio cementificio trovi nuova vita, ovviamente pensando ad una destinazione pubblica e utile per tutta la comunità. Casentino 2000 ha più volte avanzato la proposta di creare nell'area Sacci un nuovo polo scolastico che raccolga tutti gli istituti superiori di zona, al momento divisi in più sedi. Ogni anno che passa la struttura della Sacci si indebolisce, diventa più pericolante e aumenta la bruttura e la desolazione dell'area del Corsalone. Quindi staremo a vedere, ma prima o poi una decisione di intervento sarà d'obbligo su questa struttura. Arrivati a Rassina, la conta dei nostri mostri purtroppo è destinata a salire. Alle nostre spalle il cancello della ex Levole, dal quale sono uscite per anni generazioni e generazioni di operaie casentinesi. Anche qui questo mostro si trova proprio nel centro di Rassina. Siamo infatti nella piazza principale del paese. Com'era Rassina quando la Levole era aperta? Cioè, cosa voleva dire per il paese vedere tutte queste donne? Voleva di tutto, ma tutto. Che io qui, quando entravano e uscivano, per me era come un mercato, che in treno si ricuriva a servire. Ora ci si addormenta, perché il paese di Rassina è diventato... Non guardi oggi perché c'è anche un po' di mercato. No, è un deserto, non si fa più niente, qui si chiude tutto. Sicuramente una fabbrica aperta nel centro del paese voleva dire molto per Rassina. Significava lavoro, movimento, circolazione di cose e persone. Allo stesso modo, in negativo però, anche oggi la carcassa di quell'azienda nella piazza principale dice molto ai cittadini di Rassina. A tutti parla di degrado, squallore, tristezza, derivata dalla fatiscenza di un edificio che non assomiglia neanche più al ricordo della grande e gloriosa azienda che fu. La Levole, quindi, è un cantiere aperto, ma nonostante i lavori in corso, tutto al di là dei muri della fabbrica sembra abbandonato e lasciato alle piante selvatiche. Gli abitanti di Rassina sono stanchi e non ce la fanno più a vedere il centro del loro paese in condizioni così disastrose. Non è né guastato e né rifatto, c'è l'amianto tutto scoperto perché si vede bene che c'è la tettoia che lo mangiano i piccioni,
dal 53 che io sto lungo questo marciapiede, non ho mai visto un macello in questo paese come ora. Basta. Una volta fallisce la ditta, una volta io non me la piglio con nessuno perché la colpa morì innocente e vergine, è l'unica cosa che ci è rimasto vergine, la colpa. Non tutti i mostri però sono così facili da vedere. Anche in Casentino alcuni sono nascosti, difficili da scovare, invisibili agli occhi dei più, mascherati sotto mentite spoglie. Sì, perché questi altri mostri, questi nuovi mostri, non assomigliano ad un vecchio edificio barcollante, non si possono paragonare ad una fabbrica dismessa e non hanno neppure l'aspetto di uno stabile abbandonato. Sono più subdoli e meno espliciti nel loro manifestarsi ai cittadini, che ignari ci passano accanto senza neppure accorgersi della loro presenza. Sono le grandi opere pubbliche, tutti quei ponti, quelle strade, quei cantieri lasciati aperti e mai finiti, quei mostri incompiuti che diventano tali proprio per la loro incompletezza e non piena realizzazione. Chissà, forse sono loro i mostri più inquietanti, quelli che rovinano i nostri paesi, quelli che, per i tanti soldi spesi per realizzarli, ci tolgono il sonno e non ci fanno dormire la notte. Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta dei mostri casentinesi con un nuovo mostro, un mostro nato da poco che però potrebbe avere lunga vita, la variante di Santa Mama. Il cantiere, come potete vedere, è chiuso, ma già per questo progetto sono stati spesi milioni e milioni di euro. Noi aspettiamo fiduciosi la fine dei lavori, sperando che anche questo non diventi un mostro sacro del Casentino.